Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di 2x2 Sotto a chi tocca, il nuovo format di Abruzzo Web TV. Anche questa sera due ospiti da mettere sotto torchio, questa sera però l'argomento è anche un po' divertente, ovvero lo yoga della risata. Con me Barbara Del Fallo. E grazie Tiziana Smargiasi, siamo di nuovo su Abruzzo Web TV, lunedì sera alle ore 21, ormai appuntamento fisso. Parleremo quindi di una disciplina molto molto particolare e lo faremo con Maura Di Giulio e Anna Nozzi, due ospiti, puntata tutta al femminile. Parleremo, come ha detto Tiziana, dello yoga della risata, quindi sarà una serata molto, diciamo, gioiosa, se vogliamo. Allora, iniziamo subito con le nostre ospiti. Maura, innanzitutto spieghiamo a chi ci guarda da casa che cos'è lo yoga della risata. Lo yoga della risata è una pratica che si basa sulla risata incondizionata. Che cos'è questa risata incondizionata? Si basa sull'idea che chiunque può ridere senza un motivo, quindi non abbiamo bisogno di barzellette, non abbiamo bisogno di sketch divertenti, di film comici, ma noi ridiamo perché decidiamo di farlo e lo facciamo come se fosse un esercizio fisico. Andiamo a combinare appunto degli esercizi di risata a degli esercizi di respirazione. E si basa su un fatto scientifico secondo il quale il corpo non riconosce la differenza tra una risata spontanea e una risata autoindotta. Quindi il corpo comunque comincia a produrre quelli che sono gli ormoni del benessere, quindi serotonina, le endorfine, dopamina, e a ridurre i livelli di cortisolo. Quindi indipendentemente da come decidiamo di ridere, andiamo ad attivare questi ormoni del benessere. E viene fatto in gruppo, si fa in gruppo perché è lì che si va a creare l'energia. E è molto importante, una delle cose che ricordiamo durante le sessioni, è importante mantenere il contatto visivo con gli altri partecipanti. Questi perché? Perché si vanno ad attivare i neuroni specchio. Che cosa sono i neuroni specchio? Passiamo da un termine all'altro, tutti sì. Nuovissimi, però quindi dobbiamo cercare di far capire che cos'è questa risata indotta. I neuroni specchio sono quei neuroni che vanno ad attivarsi in modo involontario, sia quando noi facciamo un'azione, compiamo un gesto, sia quando vediamo lo stesso gesto, la stessa azione fatta da un altro individuo. Questo, diciamo, è molto chiaro soprattutto quando andiamo al cinema, che ci medesimiamo con il protagonista, quindi riusciamo a sentire addirittura le emozioni che sta provando il protagonista, oppure quando ci viene chiesto di addentare un limone. Anche se la cosa che noi riusciamo a provare è sia nel momento in cui addentiamo il limone, ma sia anche nel momento in cui noi pensiamo al gesto di comincia la salivazione. Quindi questi sono i neuroni specchio. Quindi, allora, insomma, ottima descrizione, direi, molto pratica. Poi è molto sorridente, quindi ci viene da sorridere, a me particolarmente, perché ci sono quelle risate che comunque ti coinvolgono e ti fanno ridere a volte anche senza motivo. Quindi, certo. Bene così. E allora, questa è una pratica, Anna, che è nata in Oriente, poi si è spostata in India ed è arrivata in Italia. Sì. E noi vogliamo sapere quando e come è arrivata in Italia. In Italia è arrivata all'inizio del 2000, nasce, come hai detto giustamente, in Oriente, precisamente a Bombay, dove vive il dottor Madan Kataria. Quindi nasce effettivamente da una persona che ha deciso di approfondire il concetto e gli effetti benefici della risata perché aveva intenzione di scrivere un articolo sulla sua rivista. Ed essendo una persona che prima di scrivere doveva sperimentare, è sceso in un parco, ha contattato 5 amici e ha deciso di cominciare a sperimentare la risata ogni giorno, attraverso chiaramente l'utilizzo, in quel caso, delle barzellette.
Il punto è che dopo un certo numero di settimane queste barzellette non erano sono finite, oppure hanno cominciato a diventare poco carine, poco eleganti. E qualcuno disse di chiudere, però Cataria chiese una notte di tempo per riflettere e per fare delle ricerche, e così ebbe questa intuizione per cui è possibile ridere senza un motivo, cioè semplicemente decidendo di farlo, come aveva appena detto Maura, perché è semplice, è molto più semplice di quanto... Chiaramente noi abbiamo dei limiti che sono dettati dal giudizio e dal controllo. La nostra mente, particolarmente la parte sinistra, giudica costantemente ciò che noi facciamo, e quindi ridere è considerato un gesto, un atto non... come si dice? Il riso abbonda sulla bocca degli stolti. Quando in realtà è uno strumento validissimo, proprio perché in base a questa intuizione del dottor Cataria noi possiamo ottenere gli stessi benefici semplicemente decidendo di fare. I benefici sono tantissimi. Tornando invece alla domanda, come già detto, entra nell'inizio del 2000 grazie ad alcuni master, 4 master se non sbaglio, formati direttamente dal dottor Cataria, e poi si è diffusa in varie parti d'Italia, ma soprattutto nel 2016, quando ho cominciato io a praticare, era in 102 paesi del mondo, quindi con i quali si può ridere collegandosi a Skype in qualsiasi ora della giornata. Tu trovi i gruppi di risata. Da provare, assolutamente da provare. Ed è bellissimo perché si superano molti limiti grazie alla risata. Assolutamente sì, si dice insomma che sorridendo ti tolgono anche le inibizioni verso tante cose, quindi ci si sente più rilassati. Andiamo allora a vedere nello specifico che benefici, Barbara. Sì, allora, prima però dei benefici, no? È proprio per questo, cioè, disciplina nata in India, in Oriente, che la definizione della vostra professionalità è teacher in realtà, giusto? Quindi teacher dello yoga della risata, esatto. Sostanzialmente. Sì, sì, sì. E quindi passiamo adesso ai benefici. I benefici di questa pratica sono tanti, sono tantissimi, noi abbiamo letto un po', abbiamo spulciato, abbiamo approfondito, e i primi che balzano agli occhi di chi legge è che questa pratica abbia dei benefici sulla salute, quindi scientificamente provato. Maura, quali sono? I benefici sono innumerevoli. E soprattutto perché noi andando a ossigenare maggiormente il cervello, ma anche tutto il corpo, abbiamo una maggiore chiarezza, si facilita tanti settori del nostro corpo, che siano il sistema linfatico, il sistema cardiovascolare, il transito intestinale, riusciamo veramente a lavorare su tante parti del corpo. E addirittura lo psichiatra californiano, il dottor Fry, testò che 10 minuti di risata diaframmatica prolungata equivalgono a 30 minuti di vogatore. Sembra una cosa assurda, certo, però non si va a lavorare sul muscoletto, certo, che dovremmo creare, ma andiamo a lavorare all'interno, quindi è un esercizio cardio. Sì. Poi aiuta anche a tenere lontana la depressione, per quel che si può, nel senso che praticando la risata è anche un connettore sociale, perché comunque ci si incontra nei vari club. E quindi tutto molto poi ne parleremo dopo dei posti dove si può praticare yoga della risata. Quindi un beneficio su tutti gli organi, perché è un benessere generale, perché è vero che andiamo a il cervello è quello che ha più bisogno ha bisogno di un 25% in più rispetto al corpo dell'ossigeno. Però facendo questa risata in condizione prolungata, noi riusciamo a dare benefici a tutto il corpo. E parlando di studi scientifici, no? Hai citato uno psicologo, ci sono state altre malattie che sono state curate con la pratica, o comunque coadiuvate con la pratica?
le malattie cardiovascolari e si è arrivato anche ad avere, diciamo, abbassamento della pressione, pressione arteriosa, soprattutto perché si riesce comunque con la risata a aumentare il battito cardiaco e quindi si hanno dei benefici. Quindi un benessere infinito. Infinito, infatti hanno del potenziale queste risate anche nello stress, nel combattere lo stress e nel ricaricarci o darci ulteriore energia. Quando certo. Ridiamo stiamo bene, ci sentiamo bene. Esatto, sì, lo stress dipende, in fin dei conti possiamo definire che una mancata centratura, quella situazione per cui non si riesce a ragionare, non si è lucidi, si reagisce negativamente agli eventi della vita. Non diciamo che lo yoga della risata o la risata in generale sia la soluzione di tutti i mali, ci aiuta però a vedere le cose in maniera differente. Posso portare una mia esperienza personale? Assolutamente sì. Quando avevo appena fatto il primo livello, che ne sono due, anzi tre di livelli per quanto riguarda lo yoga della risata, e entrando in un negozio con la macchina ho divelto già ride, già siamo a posto nel racconto. Ho divelto la centralina del cancello elettronico. Benissimo. Aspettavo la titolare e nel frattempo cominciava a salire la tensione. Ho pensato, bene, ho fatto un corso, vediamo di applicarlo. E così ho cominciato a mettere in pratica, sono degli esercizi veri e propri, tipo il battito delle mani, il clapping, okay. Oppure una tecnica particolare di respirazione, diaframmatica. E piano piano ho sentito scemare questa tensione. Arriva la titolare che mi dice: non ti preoccupare, a ora di pranzo sistemeremo tutto. Quindi positività chiama positività. Ti faccio sapere okay. Se c'è. Io ho detto: chiaro, pago se c'è da pagare. No, tranquilla, non c'è niente da pagare. Mio marito, vabbè, dai, non è successo niente. Cioè, quindi cioè, dopo mi insegni. Sì. Esatto. Quindi è ottimo anche nei problemi quindi di tutti i giorni, assolutamente, no? Sì, e beh, se facciamo un percorso non lo facciamo semplicemente tanto per, ma ci dobbiamo cercare di portare nella propria vita. È bello il fatto che di portare, ecco, la risata incondizionata, quindi senza motivo, nella propria vita, per usarla, insomma, per stare bene, se no che senso ha? Certo. Ridere, certo. Sarebbe fine a se stesso. Esatto, quindi portare la risata nella propria vita, portare la risata anche sul luogo di lavoro, no? È importante, Maura, ci anche. Sono delle esperienze in tal senso? Sì, soprattutto, ecco, nelle aziende. Nelle aziende siamo entrati veramente in tanti leader e teacher per portare la risata, perché è uno dei settori in cui ce n'è più bisogno. E proprio per creare il team building, quindi fare squadra e proprio allentare i rapporti tra colleghi, tra superiori, e quindi creare un clima di benessere. E, come dicevo, avendo il cervello più bisogno di ossigeno, che cosa andiamo ad ottenere? Ad ottenere più efficacia, siamo più efficienti, più efficaci, più energici, più ben disposti comunque alla relazione. E previene quello che è chiamato il burnout, per quello che è possibile, e anche l'assenteismo, tanto l'assenteismo nel posto di lavoro. E invece, siamo agli ospedali, Ipotizzando, diciamo, un posto di lavoro da 8 o 6, 8 ore, quindi da ufficio o dentro una fabbrica, e come viene inserito lo yoga della risata, in quante sessioni?
in una settimana, in un mese? Allora, è tutto da studiare sempre con il tipo di azienda dove si va ad intervenire, quindi potrebbe essere strutturato in diversi modi. Un breve percorso potrebbe essere anche quel quarto d'ora, ogni giorno, introdurre questo quarto d'ora prima dell'inizio dell'orario di lavoro, quindi proprio come uno starter per iniziare bene. Però poi, ripeto, dipende molto dall'azienda, bisogna prima ascoltare cosa l'azienda ha. Esigenze, sicuramente. Come dicevo, in ospedale è molto usato, sì. In Alta Italia è entrato non tanto con i degenti, quanto con gli operatori, con il personale, che sono così più rilassati e più brandi. Certo, noi dovremmo farlo prima di andare in onda. Prima di andare in onda bisognerebbe farlo un pochino. Sì, ma c'è un esercizio proprio specifico. Sì. Vedi, che poi ti insegneranno, Barbara. E ti vorranno far fare, io te lo farò fare l'esercizio, non credere che scappi. Invece, dicevamo, nel sociale, nella vita familiare, nella vita con magari con gli amici, nelle uscite, può servire anche in quello, perché a volte si crea tensione. Certo, serve dappertutto. Lo yoga della risata è uno strumento che noi abbiamo a disposizione e, come dicevo, lavorando su se stessi in particolare, perché ci aiuta, e mi ripeto, ad essere più centrati, più sereni, più consapevoli. Ma si deve fare per forza in gruppo? No, perché no. Avete parlato di gruppo, o si può fare anche da soli? È bene farlo in gruppo perché, come ha spiegato bene Maura, si attivano i neuroni specchio, che aiutano quindi la produzione dei vari ormoni buoni ed abbassamento del cortisolo. Però si può fare anche da soli. Una volta imparata la tecnica è molto semplice. Il punto è avere fiducia in quello che si fa. Perché è molto semplice e molto facile tornare nel giudizio. E se sono nel giudizio, allora mettermi a ridere così potrebbe sembrare un po'... Però io lo faccio tranquillamente, specialmente quando sono in macchina. Allora mi conosco. Funziona questa risata, funziona. La risata è convincente, vedi, una pratica convincente perché sì. Sta ridendo tutto lo studio compreso me. Sì, sì, anche lo sbadiglio conseguente a una risata prolungata, perché che succede? Che quando espiro, la risata, abbiamo detto, è una espirazione prolungata. Nel momento in cui io espiro maggiormente, poi ho bisogno di mettere ossigeno, quindi aria pulita dentro di me, e lo faccio automaticamente con lo sbadiglio. Ok, interessantissimo. È sempre metterò più interessante, Barbara sotto pressione, vi farò un video, vi farò sapere se ha imparato. Faremo una puntata dove lei mi indicherà io la tecnica più portata, e io lo faccio in grado. È più in grado di rimanere concentrata, questa è un'altra tecnica che invece bisogna imparare. Bene, allora abbiamo parlato un po' anche della pratica e abbiamo accennato anche i luoghi dove si può praticare, quindi il luogo di lavoro, casa, autonomamente, all'aperto. E quando si crea il gruppo, dove si pratica generalmente? Nelle palestre, nei centri appositi? Allora, il primo che ha creato il dottor Madalcataria con soli 5 persone è stato il primo club di yoga della risata, e che poi sono diventate migliaia in tutto il mondo perché la disciplina si è espansa a macchia d'olio. E cosa si fa in questi club? Nel club della risata soprattutto c'è da dire che è un ambiente protetto, quindi questi vari marcatori sociali che ci stanno a dire che magari ridere sguaiatamente non è ben accetto, e in quell'ambiente che è un ambiente protetto riusciamo comunque ad essere sereni, a metterci in gioco. E una delle cose che noi ricordiamo è che non dobbiamo giudicare. E il primo giudice severo è sempre verso di noi, e quindi dobbiamo imparare a non giudicare nemmeno gli altri, e soprattutto che l'errore è concesso
e noi l'errore addirittura lo celebriamo. Lo celebriamo ho sbagliato degli esercizi. Yeah. Hai visto, Barbie? Tu che ti preoccupi, Rosita? Adesso inizierò a farlo, così almeno farò perdere un sacco di tempo a lei quando ci sarà un errore. Diventerò lo zimbello di 2x2. No, ecco il giudizio, ecco il giudizio. No, mandare un video per far vedere, avere il voto se abbiamo imparato questa tecnica. Esatto. Altrimenti che lieve siamo. Sono d'accordo. Carpelli segreti, ma li dobbiamo mettere anche in pratica, insomma, anche nella nostra attività, che di solito si è seriosi e veniamo spesso attaccati da destra e da sinistra. Bisogna saper spesso fare buon viso a cattivo gioco, invece riderci magari un po' su può sempre servire. Giusto. Ma sono più donne, più uomini, bambini? Anna, chi è? Principalmente donne, principalmente il 70% donne, sono quelle forse un pochettino meno condizionate. Esatto. Personalmente io ho cominciato con gli anziani, il mio primo club è stato in parrocchia. Ma loro infatti sono ben disposti. Dove sono principalmente donne. Sì. E quindi poi insomma altre esperienze, però effettivamente principalmente donne, anche i bambini amano molto venire a ridere. Le età sono varie, chiaramente poi dipende dalla voglia, insomma, chi lavora. I maschietti si sentono più giudicati, sì, ma soprattutto perché si giudicano, si auto. Eppure le donne sono più critiche verso se stesse, quindi c'è una... Però si lasciano... Condizionare, magari, da quello che si può dire di loro? No. Non saprei, io ti posso dire semplicemente che questa è la mia esperienza. Le donne che sono venute ai miei club erano ben predisposte, considerando che ho fatto dei corsi anche con i comuni, e stranamente ho avuto una... bellissima adesione, inaspettata, anche perché pensiamo a persone che magari non vanno in palestra, non si muovono, però questa è un'attività che non richiede la cuffia, non richiede il costume da bagno, non richiede, cioè basta semplicemente portare il proprio corpo a ridere e la mente lo seguirà. E c'è da dire qualche, per quanto riguarda anche la... Ci sono delle condizioni per cui non si può fare, sono gli interventi recenti, perché gli interventi recenti, chi magari ha la pressione alta e non la cura prima di ernia iatale, anche se in realtà poi questi limiti nel corso degli anni sono stati abbassati, cioè nel senso che si può ridere anche se si ha la pressione alta, però magari facendolo in un determinato con modo, attenzione. E questo quindi poi aiuta a diminuirla, quello che diceva prima Maura, perché allena il muscolo cardiaco. Insomma, va fatto con criterio. Come tutte le cose, come tutte le discipline, insomma. Esistono delle tecniche che possiamo imparare, magari? Una subito da insegnare a Barbara. Ecco, la voglio mettere alla prova. Sono molto molto curiosa questa sera. Sarei indecisa su due tecniche. Sì. Quella che... Tipo? Diciamo, quella che serve proprio per... prima di un grande, diciamo, di un grande evento, di qualcosa che ci coinvolge emotivamente, che può essere un incontro di lavoro, che può essere un esame, e questo viene portato spesso in azienda ed è una respirazione. Però sarei tentata di... Questa no, questa la spieghiamo in privato. La più imbarazzo, quasi, no, scherzo. Gliela spieghiamo in privato e poi faremo gli aggiornamenti. Esatto. Mentre vorrei portare una tecnica che... allora, il dottor Maddakataria era anche un provetto attore, quindi era un attore di teatro e ha portato tanti, veramente tanti giochi che si fanno nel teatro, li ha portati all'interno di quelle che sono poi diventate la risata. E una di queste cose che lui ha portato è quello che nel teatro si chiama gramlò, però noi lo chiamiamo gibberish. Gibberish. Che cos'è il gibberish? Il gibberish è la parlata no sense. Ho citato un po' di patate, la sito, la saputù. In Italia è molto... Mi sono capita, la in Italia è
diciamo che è stato chi ha usato tanto questo Gramlò è stato proprio Proietti e Dario Fo. E mentre tra i cantanti possiamo ricordare Adriano Celentano, col suo inglese un po' maccheronico. Dario Fo, Cimpa, la Siba, Fusa, Perché io c'è la mia Basta non fa niente. Questo è un esercizio che riesce proprio a ad equilibrare gli emisferi, perché non si ha il tempo di stare lì a ragionare di pensare di... E si fa in due, quindi una persona che parla così e l'altra che accoglie e ride, fondamentalmente, perché non riesce a rimanere fare anche per questo. Tanto tempo vi faremo quindi dovremo fare questo. Anche questo, cercherò di far ridere Barbara prima di ogni puntata. Esatto. E invece poi c'è qualche altra tecnica che volete spiegarci? La vostra preferita? Quella che amo spiegare specialmente all'inizio della sessione è l'uso del diaframma. Non è una vera e propria, cioè non è una risata, ma perché dobbiamo dire che la risata non è altro che una espirazione prolungata. La risata consta di 2/4 fasi, principalmente inspirazione ed espirazione, e che dipendono dal movimento del diaframma, che è un muscolo che noi abbiamo che divide la gabbia toracica in superiore e inferiore. Il padre dell'osteopatia definiva, parlando del diaframma, diceva abbiate cura di me, come se fosse il diaframma, no? Abbiate cura di me perché per mezzo di me vivete e per mezzo di me morite, perché il diaframma è collegato nel movimento che fa in alto e in basso, va a massaggiare gli intestini, va a massaggiare il cuore, il pancreas, tutti gli organi interni, ed è soprattutto è collegato in 3 punti principali alla colonna vertebrale, per cui attraverso dei cordoni, per cui se il diaframma è chiuso, si contrae, non è quindi abbastanza elastico, che succede? Che abbiamo il mal di collo, mal di schiena, la zona lombare. Ecco, quindi l'esercizio consiste proprio nel inspirare portando l'aria nella pancia ed espirare svuotando come se avessimo un palloncino nell'addome, quindi pensare a un palloncino che dobbiamo gonfiare inspirando e svuotarlo espirando, considerando che noi immettiamo nel nostro corpo soltanto 0,5 litri di aria, mentre la capacità espiratoria e inspiratoria è molto più notevole, portiamo con noi aria stantia, aria ricca di anidride carbonica, quindi che dobbiamo poi eliminare grazie anche possiamo fare anche degli esercizi di ispirazione ed espirazione, ma sono noiosi. Invece sì, con la risata usano più nella psichiatria, magari nel curare le ansie usano magari questo tipo di respirazione. Nella risata invece è molto molto più semplice e divertente. Bene, visto Tiziana quante cose. Io l'ho imparato, ho anche riso subito, quindi sono entrata perfettamente. Perfettamente nell'ottica, una bella puntata direi. Esatto, vero? Almeno una puntata che ci voleva, anche perché è un periodo dove di risate riusciamo a farne poche, dove magari siamo un po' bombardati anche da notizie negative. Abbiamo sempre detto che anche in questo periodo e soprattutto in questi periodi la risata o ridere per qualcosa, sorridere pensando anche a qualcos'altro, fa bene sicuramente, aiuta a vedere anche le cose con un'ottica diversa. Quindi siamo arrivati in chiusura. Siamo arrivati in chiusura e quindi ringraziamo le nostre ospiti, Maura Di Giulio e Anna Nozzi, per essere state qui con noi, una preziosa presenza, perché ci avete istruito su diversi temi. Sì, lo yoga della risata è chiamato così, però poi in realtà c'è tanto dentro, quindi abbiamo parlato di respirazione, abbiamo parlato di ansia, di stress, di patologie cardiovascolari, insomma abbiamo parlato di tanto, quindi quanti benefici porta questo yoga della risata. Grazie per essere stati qui con noi e ci vediamo alla prossima puntata.